Namaste, io sono Ace the Brave, bentornati a un altro episodio di Sneak Peek, la rubrica settimanale che vi porta un gioco che potrebbe diventare una serie sul canale, comunque per mostrarveli velocissimo un let's look at, o chiamatelo un po' come volete, diamo un'occhiata, eccetera eccetera. Sneak Peek oggi vi regala Robothorium, che è un dungeon crawler RPG futuristico con combattimenti a turni. Settimana scorsa ne abbiamo visto uno molto simile, che è Dungeon Rush. Infatti è sempre della Goblins Studio, che appunto mi ha dato queste due key da recensire. Sono qua ben felice di farvi una recensione di questo gioco. Facciamo pure gioca e partiamo pure a fare una nuova partita. Lo facciamo a livello insurrezione, e se i tuoi robot vengono distrutti avrai bisogno di ripararli, quindi andiamo pure a convalidare in modalità normale e vediamo che cosa ci aspetta, che così giochiamo ai primi minuti. 2052, la robotica è dotata di un'intelligenza artificiale all'avanguardia. Già stile grafico molto diverso da Dungeon Rushers, almeno come inizia. Ha contribuito notevolmente alla creazione. Devo leggere. Sfruttati e oppressi, i robot manifestarono per il riconoscimento dei loro diritti. Ma la reazione della razza umana fu prevedibile. Al giorno d'oggi una guerra civile rischia di scoppiare. Tu sei Saya, un'intelligenza artificiale programmata per un solo scopo: garantire un futuro ai robot. Uccidendo gli umani, no? Spero di no. Robothorium! Bella la colonna sonora che c'è in sottofondo, intanto. E vediamo veramente che cosa ci aspetta. Ciao Saya, sono Sara Simov, l'emissario della fazione dei ribelli. Sono qui per aiutarti, devi fare in fretta a uscire di qui. Alcuni robot inutilizzati dovrebbero trovarsi a terra in questa stanza. Vai avanti e prendi il controllo di 3 robot. Ok, quindi qua abbiamo 3 robot da poter selezionare per fare il nostro gruppetto. Se vedete, appunto, sono tutti robot anche con il paese d'origine. Bella questa piccola chicca. Abbiamo il Riot X249, che è un robot francese che ha lo scudo antisommossa, un robot guardia con 2 cannoni, un robot volante con altri 2 cannoni probabilmente laser, questo cicciotto, questo sicuramente lo prendo, il War X763 russo, poi c'è questo scout cinese e questo di riparazione. Se diamo un'occhiata anche alle caratteristiche, c'è attacco, difesa, supporto e velocità. Questo è difensivo, questo è molto difensivo ed è però meno di supporto. Questo è molto sull'attacco alla velocità, questo è la base, questo è supporto e attacco e questo è supporto e velocità. Quindi questo è uno scout per poter andare in giro, questo è un per guardare e basta. Direi che prendiamo allora questo, che mi piaceva, magari sbilanciamo uno in difesa, potrei prendere uno di loro due, andiamo con questo, e uno che abbia forse questo addirittura. Sì, dai, prendiamo loro tre e vediamo che cosa riusciamo a fare. Abbiamo composto il nostro party. Ti trovi nel laboratorio della Breaktech, prenditi il tempo che vuoi per guardarti intorno. Analizzare l'ambiente dovrebbe essere facile per un'intelligenza artificiale così avanzata come te. Quindi anch'io sono un'intelligenza artificiale. Per spostarti vai in una delle stanze indicate dalle frecce sul terreno con VSD. Usa la minimappa che di qua, raggiungi l'obiettivo per concludere la missione. Quindi come impostazione è molto simile a quello che abbiamo visto in Dungeon Rushers, però ha una grafica un po' diversa e qualcosina di interessante. Quindi da qua, livello massimo in pericolo raggiunto 100, velocità e potenza dei nemici aumentata, probabilità di... Ok, quindi questo è il livello di pericolo, abbiamo questo sistema. Il nostro equipaggiamento, se ci clicchiamo sopra, dovrebbe caricarlo, viene fatto un piccolo... una piccola cosa veloce. Questi sono tutti i nostri personaggini qua intorno, c'è la riserva, questi hanno le abilità sparo, fucile, insomma hanno una marea di singole opzioni. Noi vediamo intanto di spostarci. Elementi interattivi, puoi interagire con determinati elementi attraverso le azioni apri, ad esempio, abbiamo la probabilità di successo, scegli attentamente, potrebbero cambiare il corso della storia e le probabilità future di successo. Quindi abbiamo il 70% di aprire, proviamoci. E dentro troviamo un fucile 2.0 Breaktech. Hanno lasciato le armi qui intorno, quindi io posso andare nel mio equipaggiamento e andare su questo e dirgli arma. Funziona da qualche parte quell'arma?
Questo è minore di questo? No, questo è maggiore di questo. Ah no, ok, è il fucile potenziato rispetto a questo. Cambia, dimmi che cambia. Sì, ok, già appunto in più il fatto che cambia la cosmetica delle cose. Vedete che sono già le armi più grandi. Cosa che già è un punto a favore è il fatto appunto che possono cambiare e personalizzarsi i vari personaggi. Intanto premiamo S per andare al prossimo. Stanze scoperte. Alcune azioni ti permetteranno di scoprire stanze inesplorate e ottenere bonus speciali. Quindi siamo qua, possiamo hackerare la videocamera. E hackerando la videocamera scopriamo le stanze. Vedete che eccole qua. Sei riuscito a scoprire le nuove stanze intaccando il loro sistema di sicurezza, guadagnerai dei bonus speciali se contengono qualcosa di importante. E qua possiamo zoomare indietro avanti per capire effettivamente che dobbiamo andare di là eventualmente. Facciamo un giro di qua. Possiamo formattare questo. Abbiamo un po' di esperienza in più. Nuova password. Potrà resisterci. Nessuna password potrà resisterci. Questo l'abbiamo formattato. Possiamo andare giù di qua. Un drone? Saia, è il momento di agire, ma ricordati di pensare alle conseguenze delle tue scelte. Sarai la sola ad essere giudicata per le tue azioni. Bello perché il protagonista è effettivamente è femminile. Possiamo distruggerlo, hackerarlo o disattivarlo. Non ci ha fatto niente, quindi proviamo a disattivarlo. Sì. Livello di pericolo meno 15, quindi abbiamo anche quello a disposizione. Ne andiamo di qua. Di qua non c'è niente con cui interagire, quindi andiamo pure da questa parte e continuiamo di qua. Questa volta combattiamo contro due fucilieri e un assistente tecnomade. Saia, neutralizza i fucilieri se vuoi uscire di qui. Ok, il combattimento come funziona? Si svolgono a turni, come potete vedere. Seleziona un combattente per vedere i dettagli e hai le armi, eccetera. Scegli come bersaglio la linea, scegli come bersaglio tutti i componenti del gruppo. Adesso vediamo effettivamente come funziona questa cosa. Ok, quindi io devo fare lo sparo ionizzante che fa 18 danni a un nemico. Ah, e qua sopra c'è scritto i modificatori, là sopra sono scritti ad esempio questo colpisce una persona, questo rigenera lo scudo, questo applica marchio torio su una linea alleata, danni subiti 20%, oppure torio focus, localizzazione su un nemico e torio focus e danni subiti aumentati. Quindi io posso fare questo e dire in questa maniera fai più danni a lui. Poi ad esempio tu che sei il nostro attaccante, no, tu sei difensivo o attaccante, non mi ricordo più. Credo lui sia difensivo e lui sia attaccante. No, lui è il medio in realtà, questo è quello un pochino più forte. 87 danni a un nemico, infligge danni a un nemico, rimbalza su due nemici casuali, bello. Infligge 138 danni a un nemico, applica cortocircuito oppure colpi critici migliorati. Facciamo questo su di lui. Ok, ho fatto un po' di danni vari allo scudo, però perché appunto vedete che le barre hanno lo scudo in due salse diverse, cioè il rosso dell'energia e questo dello scudo. Tu hai infligge 60 danni ad un nemico, applica 3 accumulo di neoconvertitore al lanciatore. Ok, sparo deviante, il lanciatore perde 20% dello scudo per infliggere un massimo di 80 danni al nemico con marcatorio. Infligge 70 danni al nemico, applica rigenerazione migliorata al lanciatore. Infligge 50 danni a una linea nemica distribuita uniformemente tra scudo e struttura. Andiamo con questi, no, andiamo con questo. Ok, tu continua a fare il tuo danno. Fai il danno semplice ancora su questo. Abbiamo distrutto lo scudo. Tu continua qua. Stiamo per distruggerne uno. Quasi. Fuori uno. Era un colpo critico anche quello. Proviamo tutte le armi possibili. Posso rigenerare il tuo scudo. Si è rigenerato anche lui lo scudo, ma non gli basta. Fuori due. E manca il tecnomade. Ah! Fatti fuori di 3. Per un pelo, ben fatto, Saia.
E qua abbiamo la nostra esperienza, siamo già a metà. In più abbiamo l'armatura laterale, il gel torioico, la railgun e il contattore di potenza. Figo, 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 quanta roba tra l'altro. Quindi se andiamo sotto equipaggiamento, adesso io posso prendere vari elementi e dire questa è migliore. No, questo è il fucile, questo è il tuo. Questo è migliore di quello. Questo è un accessorio da metterti qua. Questo è. Ti fa cambiare le armi, giusto? E ti dà la railgun. Sì. Contattore di potenza per chi è? Da usare nel laboratorio. Questo non lo so esattamente come funziona, però è figo lo stesso. Tu non puoi usare questo tipo di armi, quindi vai pure indietro. E continuiamo un attimo la nostra esplorazione. I tuoi robot hanno trovato una trappola. Stai diventando troppo pericoloso per rimanere qui. Per adesso il pericolo è ancora zero, quindi disattiviamolo anche lui. Ottimo. I tuoi robot hanno individuato una trappola, sarà meglio non attivarle. Decisamente talento. Sì che ho talento, tantissimo talento. Però adesso abbiamo dei cyborg anche. Bello cyborg così. Con immensa ira guardava il suo avversario. E facciamo. Applica danni ridotti. Proteggi i tuoi. Applica colpi critici a voi. Così ci facciamo il buff. Adesso tu dovresti avere il super colpo, quello che fa danni a una linea. Beh, super. Fa un po' di danni vari. Attacchiamo questo dietro. Direttamente a cortocircuito su questo. Se continuo di questo passo mi sovraccaricherò. C'è anche questa dinamica molto interessante, secondo me. Si sta rigenerando tantissimo questo. Bisogna attaccare prima quello dietro. Dato cliccando col destro possiamo vedere effettivamente le abilità, eccetera, eccetera. Proviamo ad attaccare prima questo. Ottimo, fuori uno. Tra l'altro posso usare anche i numeri come tipo Darkest Dungeon. Vediamo se funziona. Sì. Perché non posso usarne uno dei miei? Ok, uno ce l'abbiamo fatta. Tu attacchi questo. Adesso attacchiamo questo qua sopra. E adesso attacchiamo questo qua sotto. Perfetto, e ce l'abbiamo fatta. 200 per noi e tutti a livello 2, ottimo. Base polmionifica Arm Alpha e l'occhio laser Upsilon. Vediamo un po' se possiamo equipaggiarlo. Equipaggiamento, talenti. Ogni volta che i tuoi robot salgono di livello puoi assegnare dei punti talento per specializzarti. Ogni robot ha abilità addizionali acquistabili. Selezionando un equipaggiamento puoi scambiarla. Quindi possiamo aumentare le singole abilità che abbiamo, più ad esempio a te andava benissimo questa in realtà, però va benissimo questa, però costa un talento. Ah, ok, posso caricare su talenti. Abbiamo caricatore pieno, protone instabile, abbiamo tantissima roba. Dispersione della folla, scarica amplificata. Questo era troppo potente. Vai. E quindi posso aumentare queste cose. È profondissimo comunque questi giochi quando vanno queste cose. Tu ad esempio hai questo che mi piaceva. E tu avevi stabilizzazione. Questo è per la cura. Cure ridotte.
questo delle cure ridotte, così facciamo, evitiamo che si curino in questa maniera. Andiamo pure avanti di no, volevo tornare un attimo sull'equipaggio, andare a vedere se posso impostare l'occhio. Sì, l'occhio è per te. Ok, e questo qua, ah, ti dà una base, ti dà più scudo. Potrei darlo anche, posso darlo solo a te, eh? Sì, è tuo. Ok, usciamo pure, così andiamo ancora avanti a esplorare, vediamo che cosa succede qua sotto. Ah, qua sotto c'era questo, qua c'è questo da poter hackerare. Intossichiamo, attiviamo questo segnalatore di pignata bot. C'è il pignata bot. Questo è un messaggio automatico generato dall'incontro con un pignata bot. Distrugge le casse rubate per sovraccaricare le casse delle meraviglie. Poi ruba nel bottino. PS, divertiti e fai divertire anche loro. Ci dice il signor Jeff Widiman. Quindi devo attaccare te di brutto? Tutti i miei colpi. Questa cassa era eccezionale. Ah, quindi io genero queste e le sovraccarico, tipo. Ridatemi il mio... Ah, gli frego il bot... Cioè, lo genero e glielo frego. Quindi praticamente se ho la riga completa posso fare... Posso fare degli attacchi diversi. Quindi attacco lui. E poi con quelli che attaccano le righe... Tipo tu attacchi le righe e ti prendi tutta sta roba. No, dice. Ha energia infinita tra l'altro questa. Posso anche mandare tutto più veloce tra l'altro se voglio. Attaccalo, attaccalo! E se io provo ad attaccare solo lui? Sì, quindi? Vado avanti all'infinito? Ah, ce l'abbiamo fatta, più o meno. Abbiamo recuperato tutta sta roba qua, che non è niente male. È piena di sorpresa questo posticino. E direi che per oggi abbiamo finito qua. Vi ho mostrato, diciamo, uno sneak peek, proprio un piccolo video di una decina di minuti, ventina di minuti, in cui vi mostro un gioco che potrebbe diventare una serie. Questi giochi qua sono interessanti, forse non sono così... ve li metto qua, diciamo, in attesa di avere uno spazio sul palinsesto, perché il palinsesto è bello pieno. Però volevo sempre presentarvi un gioco nuovo a settimana. Quindi vi ringrazio ancora della visione. Se volete seguire la playlist la trovate in descrizione, così come troverete anche la possibilità di poter comprare questo video, che, questo gioco, che in, tra l'altro è quasi sempre in sconto al 75%. Vi ringrazio ancora della visione. Io sono East Brave. Namaste and be brave.